E what a tutti ciurma e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno sulla nostra serie horror. E vai! Dopo quello che è successo l'ultima volta, sinceramente non vedo l'ora di tornare a registrare, guarda, veramente. Soprattutto grazie ai commenti del mio amico Roberto, che come al solito riesce a darmi una botta d'ottimismo e a dirmi: hai fatto bene a fermarti perché andrà sempre peggio. L'ultima volta ragazzi non ho finito il capitolo che stavamo giocando, perché sennò veramente il video sarebbe durato troppo. Fatto sta che le cose hanno cominciato ad essere veramente pesanti, perché ci hanno messo questa figura ragazzi, non so se definirlo spirito, che cavolo è, che appunto come mi è stato detto, anche se l'avevo già immaginato, sta figura suppongo proprio ragazzi che rappresenti la moglie del nostro caro pittore, perché appunto l'abbiamo vista anche da vicino, è sfigurata, teme la luce, teme il fuoco, quindi mi sa proprio che è lei che è tornata per farci in culo. Quindi preparamos, appunto stiamo ancora vivendo il capitolo 3, non so perché mi fa ripartire da qua, però oddio, mamma mia. Posso vedere ragazzi che appunto abbiamo 2 di 5 pezzi del quadro che stavamo raccogliendo, quindi immagino che comunque appena usciremo da qui ci faranno riprendere da dove ci eravamo fermati. Immagino, perché comunque avevo salvato la partita, per cui spero. Oh, e dammer tempo, rientra, mannaggia santa, queste porte ormai regà vanno talmente in automatico che me si chiudono pure in faccia. Io spero. Without it, I'm broken. I have to finish it. Ok, quindi sì. Se non erro, l'ultima volta ci eravamo fermati qua, ragazzi. Se non sbaglio, anche perché appunto mi aveva salvato la partita. Quindi niente, d'ora in avanti, regà, devo stare allerta. 24 marzo, va bene, riproviamoci. Finalmente sono riuscita a suonare un pochino, se sbattere sui tasti maldestramente conta come suonare. Non mentirò, mi fa diventare matta non poter avere il pieno controllo delle mie dita. In ogni caso sono stata tempestivamente rimproverata dal mio premuroso marito, che mi ha detto che dovrei riposare. So che lo fa per il mio bene, ma come posso migliorare se non mi impegno? La cosa peggiore è che giurerei che suo alito puzzasse di alcol. Dio, per favore, non di nuovo. Questo ovviamente è stato scritto da lei, anche perché ci sta appunto la carta verde. Niente, raga, a quanto pare lui era ricaduto. Madonna, sti tuoni mi stanno a far più male. Era ricaduto nel vizio dell'alcol. Quindi si era risolto un cazzo fondamentalmente. E va bene, dall'altra parte della stanza non possiamo andare, quindi direi di procedere di qua. È il caso ragazzi di... oddio, utilizzare con parsimonia la lanterna, che appunto ha una barra di utilizzo. Allora, se ogni volta che devo premere un tasto deve succedere qualcosa, anche no, eh? Ma dai, che bello spettacolo! Avete organizzato tutto per me? Ma è commovente! Davvero commovente. Ehi! Sì, però vedo da una calmata, eh? Che cazzo sta succedendo? Cioè, tra l'altro io posso fare qualcosa. Non posso andare di là, no. E va bene. Oh! Oh! È buoni! Dai, raga, sta succedendo il delirio. Fatemi passare, posso fare qualcosa? No, raga, sta succedendo il macello. Ehi, io rimango qua e riparo. Non si può mai sapere. Oh, ma tu guarda un po', è uscita una roba. Tu guarda un po', io la prendo, eh. I needed a jar and a plastic tubing.
I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Perché sei uno stronzo, ecco perché. Scusa, te metti a fare una cosa del genere? Boh, senza parole. Ehi, oggi sono arrivata un po' più preparata, va bene? Che cazzo è successo? What the fuck? Perché ci sono sti spostamenti? Oh, ma che cosa sta succedendo? Non lo so, raga, c'ho un po' de ticche. Un po' di convulsioni. Io vado, è stato un piacere, grazie. Grazie veramente per... Ecco. Non mi fate sti scherzetti di merda. Corri, va. Corri, va. Che è meglio. Ok, sono riuscita nella mia casetta. Che bello, abbiamo finito questo capitolo, che è stato abbastanza orrido. Mi sa proprio di sì. La porta si chiude da sola? No, faccio io quest'oggi, va bene? Grazie, grazie a tutti per la vostra partecipazione magnifica, grazie. Ah, ok. Tra l'altro, ragazzi, ho trovato soltanto 2 di 5 pezzi di tela. Vabbè, sapete che vi dico, ormai non mi interessa, io voglio solo che questa triste storia finisca. Vediamo un po' con che ci delizia oggi il nostro artista. Storia della scrittrice, attenzione! Cioè, ci ributtano così direttamente dalla scrittrice. Mo me stavo a preparare finalmente psicologicamente a... Che cazzo è? Oh! Buoni un attimo, stavo a di... Mi stavo a preparare psicologicamente finalmente ad affrontare la storia del pittore. Mo no, pezza di merda, giocherite, stavi a preparare. Allora io ti ributto alla storia della scrittrice. Così vediamo un pochettino che merda succede. Fantastico. Tutto è cambiato quando nacque la figlia. Wow, il premio per la frase fatta più piatta va a me. Per la frase fatta. Vabbè, cioè, se scrivi quello che ti viene in mente. Quindi sono qui. No, pensavo fossi da un'altra parte. Per essere un posto che appartiene a un'agenzia dal culo snob è piuttosto strano. Se cercavano un arredamento che si intonasse alla storia di ce l'hanno fatta. È buio, ci sono ratti ovunque e persino dipinti grotteschi. Mi sembra di essere nel mezzo di un fottuto esperimento malato, soprattutto dal momento che il tizio ha chiamato per controllare che stessi lavorando praticamente non appena arrivata. Ho sentito uno strano rumore quando stavo per iniziare a scrivere, ma erano soltanto i ratti. Niente di cui preoccuparsi, insomma. Pensavo di aver visto. Poi ho chiamato per fargli sapere che sono qui. Almeno lui mi risolleva sempre il morale. Ma perché non ci vogliono far sapere i nomi? Oh. Ma sti scherzetti del piffero oggi, no? E tra l'altro... Ehi! Ma chi cazzo è che sbatte e bussa? Oh! Ma che è? Niente, questa è chiusa. Oh, la smettete! Che cazzo sta succedendo? What the fuck? What the hell? What? Tutto! I bambini cambiano tutto, cercano di fare le loro esperienze, so cosa significa essere un genitore e cosa cambia con un figlio. Incanalalo. Che cos'è che dovrei incanalare? Non usare gli autobus urbani è la tua occasione di porre fine alla segregazione. Ma che cazzo sta succedendo pure qua? Ehi! Che so pure sti foglietti così a caso? Brondo? Oh shit. Me lo mettete qua così? Di prepotenza? Oddio ragazzi, dai. È schifoso. Non dico altro. Vorrei semplicemente sapere e capire da dove minchia vengo. Basta! Ma mi sto nervosì però, La dovete smettere. Avevamo un accordo, una scadenza a lei posticipata per la terza volta di fila. Se non finì la sceneggiatura lo farà qualcun altro, è a posto.
Ho capito, devo finire il lavoro. Ah, ma sono le finestre. Ma dai, che cliché assurdo, incredibile, che sono le finestre che sbattono. Scusa. Troppo cliché, ragazzi. No, non ci credo. Come. Ah! Cazzo era? I have your truth. No, what no, cam un cazzo, cam un cazzo, un cazzo. Capisci? Un cazzo, capisci? Cosa ti è successo quando è nato tua figlia? Dimmelo. What Here, the son. Fuck? It'll help with the pain. Allora, non capisco se è erba o se sono stronzi di cane. Perché sono molto simili. Però, visto che ha parlato di dolore, a meno che il figlio non si fuma cose strane. Va bene. Io tornerei a scrivere, eh? Nonostante sia tutto assolutamente assurdo. Tornerei a scrivere. Grazie, è stato un piacere. Addio, arrivederci, grazie a tutti. Non posso tornare a scrivere, vero? E te pareva. Che rottura di palle, guarda. Che cosa dovrei fare adesso? Cosa pretendete che faccia? Che vada là sotto? Davvero? La porta è aperta? Va bene, andiamo. Andiamo allora, andiamo. Che cazzo è sto posto? Vabbè, la cantina, c'è il generatore, bla bla bla. Sì, fa un po' di rumore, ma è normale, sta funzionando. Sta funzionando un po' di merda, se proprio la vogliamo dire tutta, ma... vado. Troverò qualcosa da fare, per ingannare il tempo, sicuramente. Invece di scrivere, cosa che dovrei fare, mi hanno minacciato di togliermi il lavoro se non finisco in tempo, perché ho posticipato la scadenza, cazzi, mazzi. E tutto il resto. Questa continua ad essere chiusa. Ah, il telefono. Il telefono. Le telefono. Devo chiamare le telefono. Qualcuno? Telefono casa? Meglio, meglio. Meglio, meglio avere. Cercare di avere contatti umani per quanto possibile. Ma che cazzo è? Hello? Oddio. Oh, thank God. It's me. Mama? Mario. Something happened? I don't know. I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a doctor? No. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay in the morning. I imagine the lighthouse gets lonely, but come on. It's you who wanted to go there. No, you don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Everything is... Hello? Hey! Hello? No. Che bastardo. Fuck. Oddio, che cazzo era? Oddio. Recupero la calma. That's no way to greet your muse. What your surprise. Creation isn't pretty. You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. Se me lo dici con quel tono. Tra l'altro, perché sento voci? Cioè, ma di che stiamo parlando? Dai, non ci diciamo cazzate, eh. Non facciamo cazzate. Vi prego, mamma mia, raga, ma come devo fare? No, io non ce la posso fare. Fatemi accendere la ventolina, raga, mi sto squagliando. Tra l'altro sto sudando dal terrore. Che palle. Ehi, la mia musa, nessuno t'ha chiamato. Cioè, se proprio la vogliamo di tutta, la lucina rossa. Ah, il generatore è saltato, quindi giustamente ci tocca andare di sotto. Va bene, io dico che è buio, non vedo un cazzo, se dovesse succedere qualcosa, sappiate che non ho visto niente. Ecco,
Ah, oh, funziona. Ah! She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. No, raga, io non ce la posso fare. No, no. No, no, io non... No. Questo spirito... Io non... No. No, io non ce la posso fare! Oggi sono venuta pronta! Eh? Che ho detto prima, eh? I ratti pure i sorci no! Eppure gli sorci no! Fatemi scrivere, ve prego, non mi fate tornare là fuori! Che rottura di coglioni, enorme, immensa, grandissima, le mie palle si spappolano ogni istante. Ah! La puta che te parió. Uffa! Dai! Caldo a parte, veramente caldo a parte. Sto sudando per sti spaventi. Io non so se ce la posso. Ah, puta che te parió! Io non so se ce la posso fare, ragazzi. Non lo so se ce la posso fare. No, e no. E no, e no. Se entro qua succede qualcosa? Eh? And now, with my help, it's possible. Do you choose to use it? No! Porca miseria, no! La domanda è... No, no, I do. No. I choose no. to help. Ma sei una testa di cazzo, scusa, lasciatelo Then dire. It is done. Che testa di cazzo. No, regà, dai, ma che te... Ma questa sta fuori! Questa sta fuori! Cioè, invece di farsi venire a prendere, chiamare aiuto, eccetera, parla con un'entità demoniaca, che tra l'altro è orribile, terrificante, e le dice pure che vuole il suo aiuto. Cioè, sei proprio una testa di cazzo, te devi fare coverà. Mo scusa, va bene, tutto benissimo. Va tutto benissimo, è tutto fantastico e meraviglioso. Assolutamente. Hello? Oh, thank God you're okay. What happened? What do you mean? You were scared, and the call was cut off, and... Oh, that... Diglielo. That's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. I'm worried. I'm good. Mamma mia. But... I'm good, son. It's as you said, I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you. Ha cambiato improvvisamente perché sì. Invece di essere ancora più terrorizzata, di voler correre 100.000 km lontano da qui, no, tutto a posto. Bisogna trovare una buona dimora psichiatrica. Io l'ho detto, lo ripeto e continuo a consigliarlo assolutamente. Adesso possiamo scrivere o che altro cazzo dobbiamo fare? Ah. Mannaggia la miseria, mannaggia, raga. È follia. Capitolo 4, il pennello, ci riportano direttamente dal caro pittore. Quindi a me mi comincia a venire un dubbio. Non è che sta storia del pittore la sta scrivendo lei o l'ha scritta lei. Secondo, stavo finendo il discorso. Però non credo, perché la voce demoniaca le ha detto come ha aiutato il pittore, la musicista e bla bla bla. Quindi non lo so, ragazzi. Davvero non so che dire. Tried to pull himself together. Ma non ci riuscì. My love, can you hear me? No, non ti sento, non ti sento. Non ci sento, ho bisogno di amplifon. Oddio, le cose da bambini no. Le cose da bambini no.
Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Evidentemente sentiva dentro di sé che sarebbe stata una bambina. Belle le bambole, no? Tutta sta roba qua. E vai, che gioia. Che gioia immensa di essere qui. Davvero una gioia immensa. Qualche vanda l'ha scritto sui muri. Scostumati che non siete altro. Adesso chi me li ripaga i danni? Mamma mia. Guida al matrimonio, ai bambini del matrimonio. Aspettare l'inaspettato, la magia quotidiana della genitorialità. Il nuovo libro di Molly Pierce, un'opera da non perdere per i genitori che stanno aspettando il loro primo figlio e vogliono creare un ambiente felice e sano per il bambino. Ordina adesso e ricevi una serie gratuita di cassette motivazionali forte abbastanza, volume 1 e 2. Ecco, iniziamo. Allora, il pandino è adorabile. Lo porto via con me, non fate storie. Mi permesso? Ah, belle ste stanze, pezzi di merda. No, 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 l'oscurità anche no. Che cazzo è? No, regà, no. Non cominciamo con queste cose, eh? Regà. Non cominciamo con queste cose. A parte ste porte che si aprono così. E sta lanterna che c'ha sta stracazzo di barra. È su. Ho visto la maniglia che si muoveva. Uffa. Sto gioco è fatto troppo bene. Accidenti a loro. Voglio scrivere ai produttori e denunciarli. Maledetti pezzi di merda. Quale mente malata ha partorito tutto ciò? Lo voglio sapere. Gli pozza via. No, vabbè, no. Che cazzo è? Che porca miseria era. E basta. Oh. Che è? Io non ce la posso fare, raga. Delirious? Delirante davvero? Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Ubriaco, delirante. E che altro ci manca per completare l'opera? Visto che parliamo di opere. Sto cazzo. Aspetta, voglio aprir di qua. Non c'avete altro da dirmi? Senza speranze. Perfetto, un quadro direi meravigliosamente completo. Bella la porta disegnata. Ok. Scusate, raga, ma io... Cioè, veramente... Che cosa è oggi, comincia a essere veramente pesante tutto ciò, ragazzi, eh? Lasciatemelo dire, veramente pesante. Bel disegno. Che carino, perché rosa? Let her be herself. Appunto, cioè, l'ha voluto fare rosa, faglielo fare rosa, cioè, la porta è diventata reale, ma tu guarda un po'. Là, sto arrivando. Oh mio Dio. No, raga. Oh, che cazzo sta succedendo? Io me ne vado. Io me ne sono andata. Grazie. Che cazzo è? Oddio, c'è qualcosa qua. Aspetta. Oddio, raga, scusate. Io non, cioè, non ho letto la roba, ma a me mi sta pianansia talmente grossa che non c'è un modo per leggere sta cazzo di code. Niente, raga. Io pensavo che
che quella cosa mi stesse arrivando addosso. Non ho letto, mannaggia a me la mia furia. Che palle. Devo cercare di farmi prendere meno dall'ansia, se possibile, ma la vedo davvero difficile. Non vorrei dire, se non impossibile, ragazzi. Io ci provo, lo sapete, ma è difficile. Ok. L'arredatore tipo alquanto strano, direi. Io vado. Permesso. No, non ricominciamo. No. Che chiusa, te pareva. Arrivo, Non ricominciamo. Ehi! Allora. È permesso o non è permesso? Era chiusa un attimo fa? Dio santo. Che bello. Scusate, se vi brucio un po' tutto, ma ho preso una chiave, ecco. E questo? Sono manette queste. Allora, che fossi un tipo strano, ti piaceva farlo in modo strano, non avevo dubbi, però non si esce al laboratorio, il lavoro finito, what the fuck. Cioè, va bene. La puta madre che te parió! No, raga, no! No, col mostro alle calcagna no, io non ce la faccio, raga. No, lasciamo in pace. Lasciamo in pace. Non me ne frego un cazzo, raga. Non me ne frego un cazzo. Mi sono lasciata qualcosa dietro, sicuro. Ma io non ce la posso fare. Ma sta continuando a cambiare ogni volta che mi giro. Oddio de Gesù. Oddio de Gesù. Questo cos'è? Ah, che devo fare? No, non voglio spostarlo. Ah, devo ricreare la scenetta. Ma dai, davvero. Dietro la lampada. Va bene, allora, spostiamo tutto. Aspetta, fammelo prendere il tavolino. Il tavolino. Dritt pudrit di qua. Che palle enormi, raga. Io non ce la fo. Ve lo dico, ci provo, mi sforzo, ma non ce la fo. Ok, dai, su. Mettila a posto. Così siamo tutti felici e contenti, Vero? Hai visto che bello? Ecco qua. Che cazzo è? Mannaggia la miseria, mannaggia, oh, mannaggia la miseria. Oh, direi, ragazzi, la lanterna, veramente di stare attenti, perché può essere un problema se ho la barra troppo piena. Parlano alle nostre spalle, ma dai, davvero. Me l'hai portato via, cazzo, il mio regalo. What the fuck. Oh, ma salvataggi mai, Salvataggi mai, mi raccomando. Oddio. Ah, ma che carino. Il pupazzo indemoniato. Bellissimo, davvero bellissimo. È commovente. Davvero, sì. Oddio. È morta la mammina. Con chi pensi di stare giocando? Con tua sorella. Minchione. Oddio. I need some peace and quiet to work. Is that too much to ask? This house is not a playground.
Allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Io direi di non fare video troppo più lunghi di mezz'ora, sia per me, perché comincia a diventare pesante a un certo momento in poi, sia per voi, che se no appunto diventa troppo lungo il video. Che dire ragazzi, questo gioco si sta rivelando quello che mi aspettavo da un layer software degno di questo nome. Cioè è assolutamente terrificante, Dio santissimo. Terrificante, io non oso immaginare. Andando più avanti, cioè non so quanti capitoli ancora mancheranno, credo 3, ne abbiamo fatti 3, questo è il quarto, erano 6 se non sbaglio, e magari in mezzo ci hanno messo appunto pure questi momenti con la scrittrice, che per carità di Dio ragazzi, cioè veramente di male in peggio ogni volta. Io non so come arriverò a finire di giocare questo gioco con le mani e con i piedi, molto probabilmente. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!